Bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sanitaria, con il benessere e con la salute. Ospite in studio della nostra trasmissione è la dottoressa Monica Foti, gastroenterologa. Oggi parliamo di esofagite da riflusso, forse molti telespettatori ne avranno sentito parlare, ma chiedo subito, dottoressa, che cos'è l'esofagite da riflusso? Sì, dunque l'esofagite da reflusso è una patologia oggi estremamente diffusa proprio perché sono cambiate le abitudini di vita e di alimentazione e ritmi di vita. L'esofagite da reflusso non è altro che il passaggio del contenuto gastrico dallo stomaco all'esofago con conseguenti sintomi che possono andare dal bruciore, che è il sintomo tipico, sia retrosternale che a livello gastrico, che tosse secca, eruttazioni o fino si arriva anche al dolore. Ma quando noi parliamo di esofagite da reflusso, esistono varie tipologie di esofagite oppure è un'unica patologia? La malattia da reflusso è una malattia abbastanza eterogenea, non vi è un solo tipo di reflusso, perché si può partire dal classico reflusso acido, acido puro, ma spesso i reflussi sono misti, quindi acido biliare o biliare puro o addirittura semplice passaggio di aria, che possono essere le classiche eruttazioni. Lei, dottoressa, ha detto che l'esofagite si manifesta con tosse, eruttazione e anche dolore. Sono un po' sintomi che possono associarsi anche ad altre malattie. Quando il paziente deve preoccuparsi e rivolgersi al medico? Quando, nel caso per esempio della tosse, la tosse è una tosse stizzosa, secca, che si manifesta spesso in posizione supina durante la notte, proprio perché in posizione supina i reflussi tendono ad essere più frequenti. E quando appunto i classici rimedi del medico di base non sono efficaci, e in questo caso allora si può optare per una visita prima otorinolaringoiatrica, che il più delle volte mostra un arrossamento della faringe e delle strutture che vengono interessate dal reflusso stesso. E a quel punto il paziente si rivolge all'otorino. L'otorino esclude che sia un problema, volgarmente detto, alla gola. A quel punto lo rindirizzerà al medico curante, che prescrive una visita gastroenterologica. E il gastroenterologo come fa a diagnosticare l'esofagite? Per quanto riguarda l'esofagite, che è la vera e propria irritazione della mucosa esofagea, è indispensabile un esame endoscopico, ovvero la gastroscopia. È un esame minimamente invasivo, fortunatamente di durata breve, che permette tramite una sonda che viene introdotta attraverso il cavo orale di verificare l'eventuale infiammazione della mucosa esofagea, che può essere di vario grado, si va dal semplice arrossamento sino alle erosioni. Ma in questo caso come viene trattata un'esofagite? L'esofagite viene oggi trattata con gli inibitori della secrezione acida, i protettori gastrici che creano un film protettivo sulla mucosa esofagea e alcune volte anche procinetici, cioè farmaci che sono in grado di migliorare il clearing, ovvero la pulizia dell'esofago stesso dal reflusso e svuotamento veloce dello stomaco in modo da evitare eventuali altri reflussi nella fase postprandiale. Le faccio un'altra domanda che non è proprio una curiosità, ma mi chiedo, l'esofagite da reflusso può essere associata ad altre patologie? Cioè, nel senso, può essere una malattia, ma può anche essere il sintomo di qualcos'altro? Diciamo che spesso l'esofagite, il reflusso stesso che viene causato dalla presenza di un'ernia iatale, cioè un'erniazione della valvola esofagogastrica verso l'alto, può essere associata ad altre patologie. Nella triade di Sent, per esempio, è associata alla colelitiasi e alla diverticolosi dell'intestino. Oppure a volte si possono avere patologie secondarie al reflusso che interessano per esempio le vie aeree, si parla di asma da reflusso sino addirittura a bronchiti o polmoniti da reflusso. Le leggo la domanda di un telespettatore che a me è un po' incuriosito: ci sono cibi che concorrono a peggiorare l'esofagite? Se sì, sono da evitare?
Sì, l'alimentazione nella terapia di questa patologia è importante tanto quanto la terapia farmacologica perché esistono dei cibi particolarmente acidi che stimolano sia la produzione di acido gastrico che l'apertura della valvola esofagogastrica. Quelli classici, il caffè, il tè con lateina, cioccolato, aceto, menta, pomodoro, insomma i cibi classicamente acidi come il succo di limone o di arancia, ma ci sono alcuni cibi, per esempio come i famosi brodi o minestrine, che tutti sottovalutano e pensano di fare un pasto leggero. In realtà nel reflusso il classico brodo è controproducente perché stimola la secrezione acida gastrica e promuove il reflusso. Quindi una persona che pensa di fare una dieta sana e equilibrata in realtà ulteriormente aggrava la situazione. Ma se Esattamente. noi dovessimo dare dei consigli ai nostri telespettatori, quali sono, dei suggerimenti che possiamo dare? Il buon senso, innanzitutto, nel senso che possibilmente i pasti dovrebbero essere consumati lentamente, nei tempi giusti, pasti non troppo ricchi di grassi, non troppo ricchi di zuccheri, non particolarmente acidi e in posizione retta, senza coricarsi subito dopo mangiata, senza sdraiarsi, ma rimanendo in posizione ben eretta a favorire così lo svuotamento gastrico corretto. Ci vorrebbero i tempi quelli Ecco, giusti, una ecco. cosa, ad esempio lo stress può incidere anche sull'esofagite, può peggiorarla? Sì, lo stress incide perché stimola la secrezione di acido e assolutamente peggiora la sintomatologia. E invece il fumo da sigaretta, perché ripetutamente noi nelle nostre tre puntate diamo dei consigli legati agli stili di vita. Uno stile di vita corretto sicuramente contribuisce anche a evitare che sorgano questo tipo di malattie. Il cosiddetto, sì, è vero, uno stile di vita corretto è molto importante. Diceva prima il fumo di sigaretta, sì, contribuisce sia all'apertura della valvola gastroesofagea che alla produzione di acido, anche questo. In più, nei recenti studi hanno messo in evidenza che il fumo di sigaretta, insieme a delle abitudini alimentari errate, possono predisporre al cosiddetto esofago di Barrett, che è un'esofagite di quarto grado ed è già una precancerosi. Quindi l'esofagite da reflusso, se trascurata, può trasformarsi in una neoplasia? Non in tutti, fortunatamente, in chi è geneticamente predisposto, però sì, c'è la potenzialità nel cosiddetto esofago di Barrett, con un grado di displasia alto, a potersi trasformare in una neoplasia. C'è una sorta di familiarità all'esofagite, nel senso se mia mamma ce l'ha, magari mia nonna ce l'aveva, e quindi penso anche magari delle abitudini alimentari che si ereditano, si tramandano da generazione in generazione, può incidere, c'è una familiarità sull'esofagite? Non c'è una predisposizione genetica in realtà, però appunto come diceva lei, se le abitudini errate si tramandano, ovviamente si instaura un meccanismo per cui si possa o meno insorgere l'esofagite. Lei ha detto che l'esofagite si cura con dei farmaci, si può anche intervenire chirurgicamente? Sì, oggi si interviene anche chirurgicamente con le cosiddette plastiche antireflusso che si fanno per via laparoscopica, quindi non è più un intervento demolitivo come avveniva in passato, e si confeziona una cosiddetta, sì, praticamente una plastica antireflusso che non è altro che il posizionamento del fondo gastrico attorno alla valvola gastroesofagea in modo da fare da guarnizione esterna di contenzione al reflusso stesso. Però la chirurgia è un'alternativa o è una conseguenza, nel senso che prima il paziente viene curato con dei farmaci e poi nei casi più gravi si arriva all'intervento? Non necessariamente, in genere alcune volte si propone l'intervento a soggetti molto giovani che quindi non vogliono dover fare una terapia farmacologica in modo cronico. Perché dura per tutta la vita. In chi ha l'ernia iatale, in chi ha un'ipocontinenza cardiale, probabilmente sì, si rientra poi nella fase del reflusso cronico, quindi periodicamente al cambio di stagione queste persone fanno una terapia antireflusso. Quindi si può proporre anche questo tipo di soluzione. C'è da dire che la plastica antireflusso è particolarmente efficace nel reflusso acido puro, non altrettanto efficace nei reflussi misti. Nel senso, perché che differenza c'è tra il reflusso puro e quello Come dicevo misto? prima, il reflusso acido puro è solo la risalita del succo gastrico acido, nel reflusso misto c'è anche una componente di bile biliare.
La bile non aggrava il tipo di reflusso e nella plastica antireflusso non migliora la condizione più di Lei ha tanto. detto che i pazienti possono essere anche giovani, è una patologia quindi che colpisce le persone adulte in là con gli anni oppure anche i più giovani? Può colpire anche i bambini, ci sono anche bambini che refluiscono. Al di là del classico reflusso fisiologico del lattante che tende ad autolimitarsi entro l'anno d'età, però se ci sono a volte bambini che tendono a mantenere un comportamento patologico nella prima infanzia che viene trattato anche farmacologicamente. E oggi anche i ragazzi sono molto predisposti proprio per la cattiva alimentazione che spesso conducono. Quindi il consiglio che possiamo dare è che nel caso ci siano dei problemi, di non allarmarsi, ma di rivolgersi al medico e a degli esperti che possono trovare la soluzione più idonea. Assolutamente sì, perché più delle volte cerchiamo di confezionare una terapia su misura ad hoc per i reflussori e per i pazienti. La ringrazio dottoressa per essere stata con noi, ma affronteremo anche altri argomenti con lei, quindi la invito ad un'altra puntata della nostra trasmissione. Ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito alla prossima puntata. Grazie e arrivederci.